Ciao Simona, io mi sto congelando, ma tu non hai freddo? No, non ho freddo, beata te. Eh sì, beata me, io ho sempre caldo. Ciao amiche di YouTube e ciao belle signore, incuriosite o interessate alla menopausa? Siete infastidite dai sintomi della menopausa? Vampate, insonnia, ansia, secchezza vaginale? State serene, in questo video vi descriverò una serie di rimedi naturali che secondo la naturopatia possono aiutare moltissimo. Ma prima vi suggerisco di guardare questo video dove ribalto la situazione negativa della menopausa e descrivo sette fantastici vantaggi di questa nuova e anche piacevole fase della vita. Guardatelo tutto, mi raccomando. Come ho spiegato, la menopausa è una situazione fisiologica naturale che spesso è accompagnata da sintomi ormonali che si fanno sentire a livello fisico e anche psicologico. Nella visione naturopatica, ogni sintomo ha anche un risvolto simbolico ed esistenziale e i disagi della menopausa sembrano colpire di più le donne che vivono una forte preoccupazione interiore e una forte tensione perché temono di diventare inutili o di essere abbandonate a causa del loro aspetto fisico. Allora, care amiche, sapete qual è la prima cosa da curare per mantenere una buona salute e un buon aspetto? Sì, lo sapete, è l'alimentazione. E sapete anche in che modo? Bisognerebbe iniziare a mangiare bene prima dell'arrivo della menopausa. Le donne che nella fase precedente e durante la menopausa mangiano male, bevono poca acqua, consumano troppi grassi come formaggi, latticini e carni rosse, o troppi zuccheri e troppe farine raffinate, possono manifestare i sintomi in maniera più evidente. Che fare allora? Bisogna bere molta acqua naturale, consumare frutta fresca e verdura cruda e ogni giorno inserire nell'alimentazione semi oleosi, mandorle, nocciole e impostare pranzo e cena con proteine magre e cereali integrali. Vediamo adesso i rimedi più efficaci per rimuovere i sintomi tipici della menopausa. 1. Per le vampate che aumentano con le emozioni forti, consiglio di fare yoga e meditazione che insegnano come respirare con calma per placare l'agitazione della mente e del cuore. E questi esercizi fanno bene sempre. 2. Per il girovita che si allarga, bisogna stare molto attente a tavola e ridurre drasticamente quattro cose: carboidrati raffinati, latticini, zuccheri e alcol. Già questo dovrebbe agire in modo visibile. 3. Per conservare le ossa sane bisogna camminare al sole o comunque nelle ore di luce per almeno 30 minuti ogni giorno e assumere prodotti ricchi di calcio. La scienza ha dimostrato che più che i latticini, in generale difficilmente assimilabili e quindi poco biodisponibili, per il calcio fanno un buon lavoro le mandorle e i cereali integrali. 4. Per avere muscoli tonici non c'è una scorciatoia, bisogna faticare un po' o in casa con un programma che vi scegliete su internet o frequentando una buona palestra con un buon personal trainer e fatevi consigliare una buona polvere proteica per sportivi che vi può aiutare a mettere su o a mantenere la massa magra tonica. 5. Per contrastare la stanchezza, sembra banale, lo so, ma è fondamentale bere molta acqua. L'avreste mai detto? E semmai aggiungere alla bottiglia da 1,5 litri da bere fuori pasto, perché voi bevete fuori pasto, vero? Dei minerali solubili, in particolare 4 elettroliti, calcio, magnesio, sodio e potassio. Ci sono anche delle bustine già pronte. 6. Per la cura della pelle vi consiglio di applicare sieri cellulari che nutrono la pelle negli strati più profondi e datevi qualche dose di idratazione in più, non solo al mattino e alla sera, ma anche al pomeriggio quando tornate a casa dal lavoro e appena possibile. Vedrete che la pelle ringrazierà. 7.
2017, per un benessere globale, la naturopatia consiglia degli integratori specifici a base di fitoormoni come i fitoestrogeni della soia o del trifoglio rosso, e anche con luppolo, angelica, agnocasto, magnesio, tutte sostanze integrative di solito molto benefiche. 8. Per l'insonnia, alcune ricerche hanno evidenziato i benefici della melatonina, non solo per favorire un buon sonno tranquillo, ma anche per mantenere un sano equilibrio ormonale in questo periodo. E prima di descrivere il nono vantaggio, che vi farà molto piacere sentire, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E per tante altre informazioni sulla salute e il benessere naturale, basta iscriversi al canale. Ma è facilissimo, si fa così, clic e attivate le notifiche. E poi fate come me, diventate portatrici sane di salute naturale. Condividete queste informazioni con le vostre amiche e pubblicate i miei video sui vostri social. Così sarete utili a molte donne, prima o durante la menopausa. 9. Ed eccoci all'ultimo consiglio che riguarda la secchezza vaginale. Esistono tante creme idratanti, potete usare esternamente anche semplici creme per il corpo più volte al giorno, purché siano naturali e senza chimica. Nei casi più fastidiosi si possono usare creme interne o prodotti a base di estrogeni. Ma la buona notizia è questa: è stato riscontrato che più si hanno rapporti e più la mucosa interna si rigenera da sé e mantiene la sua naturale idratazione. Quindi, amiche, poche scuse e tanto sesso, mantiene giovani e fa bene alla salute, naturalmente. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Si vede? Della pelle. La pelle.